Nel 1994 l'Organizzazione Mondiale della Sanità e la Società Internazionale per la Malattia di Alzheimer hanno istituito la Giornata Mondiale per la Malattia di Alzheimer, che si celebra ogni anno il 21 settembre. Questa giornata, che riunisce malati, caregiver, associazioni che si occupano di questa malattia, professionisti sanitari, testimonia l'interesse internazionale che c'è per la creazione di una coscienza pubblica per i problemi legati a questa malattia. La malattia di Alzheimer è una malattia neurologica degenerativa che colpisce il cervello. I primi sintomi sono costituiti da deficit di memoria e difficoltà di orientamento in ambienti non noti. È una malattia progressiva, perciò c'è un'evoluzione nel tempo e un peggioramento nel tempo dei sintomi che evolveranno nell'arco degli anni. Perciò ai primi sintomi, che di solito sono lievi, si aggiungeranno altri sintomi. In particolare i disturbi di memoria peggioreranno, ma si associeranno anche disturbi del linguaggio, difficoltà nel riconoscere i propri familiari e gli ambienti noti. Nelle fasi più avanzate della malattia, l'impatto sarà anche nelle principali funzioni della vita del soggetto, in particolare, ad esempio, nella nutrizione e nell'igiene personale. La malattia di Alzheimer non è l'unica forma di demenza conosciuta. Esistono anche altre demenze, alcune neurodegenerative, come la demenza frontotemporale o la demenza corpi di Levi, altre non neurodegenerative, come la demenza vascolare. Si stima che la malattia di Alzheimer rappresenta il 54% di tutte le demenze, con una prevalenza nella popolazione soprattutto sopra i 65 anni, che ovviamente aumenta con l'aumentare dell'età, e una prevalenza nelle donne. Nel mondo sono descritti 46 milioni di casi di pazienti affetti da demenza. Si stima che venga fatta una diagnosi di demenza ogni 3 secondi. In Italia abbiamo 1,2 milioni di soggetti affetti da demenza. Con l'invecchiamento globale della popolazione si stima che il numero di pazienti affetti da demenza raddoppierà nei prossimi 15 anni. Pertanto, la riduzione del rischio di demenza è una delle priorità dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. La malattia di Alzheimer è associata a diversi fattori di rischio, che possiamo dividere in due categorie: i fattori di rischio non modificabili, come ad esempio l'età e il sesso del soggetto, o i fattori di rischio modificabili, come ad esempio lo stile di vita. Mentre sui primi non è possibile agire, sui secondi è possibile intervenire, andando ad ottenere dei buoni risultati. Eliminando completamente i fattori di rischio modificabili, potremmo ridurre del 40% la prevalenza della malattia di Alzheimer, cioè avremmo quasi la metà dei malati di Alzheimer. Ma quali sono questi fattori di rischio modificabili? Vediamoli. Abbiamo il grado di istruzione, il fumo, l'assunzione di alcolici, la sedentarietà, il diabete, l'ipertensione arteriosa, l'obesità e l'inquinamento. Non esistono ancora farmaci in grado di fermare e far regredire la malattia. Oggi i trattamenti disponibili puntano a controllare i sintomi. Nei laboratori di ricerca però si sta lavorando a dei principi attivi che aiutino a prevenire o a rallentare la malattia di Alzheimer. La messa a punto di nuovi farmaci per la demenza è un campo in grande sviluppo. All'Ospedale Policlinico di Milano è presente un centro di riferimento per la demenza e i disturbi cognitivi, che permette a chi presenta deficit cognitivi di effettuare un percorso clinico e strumentale con le più avanzate tecnologie, per arrivare ad una diagnosi precoce e precisa ed impostare una terapia il più possibile efficace. Questo centro è collegato anche con il Centro Dino Ferrari, un centro universitario per la ricerca per le malattie neurologiche, che si occupa anche delle malattie neurodegenerative, tra cui la malattia di Alzheimer.